ricordiamoci che è andato sul Britannia dopo poche settimane dalla strage di Capaci. Sapete che ci è andato, no? Erano in diversi. Ma il primo era Mario Draghi a fare un discorso che si può anche trovare in rete. Allora era direttore generale del Tesoro, e a parlare di privatizzazioni, cioè a proporre la privatizzazione dei beni pubblici del paese, la svendita del paese, che in parte si è realizzata. Dicendo anche con grande consapevolezza, beh, certo, questo sarà un problema per l'opinione pubblica, ma questo ci devono pensare i partiti, devono un po' intortare l'opinione pubblica, convincerla in un qualche modo, ingannarla magari, è un problema loro. Il consenso non è amato, il vero consenso oggi. Vi invito ad andare a vedere le memorie di Giuseppe Guarino, grande giurista, ministro dell'industria sotto il governo Amato, che cercò di difendere le partecipazioni statali, nel senso il valore delle imprese pubbliche, cercò di far passare il principio che andavano valorizzate, si doveva scegliere quelle che servivano allo Stato e quelle no, e non si doveva svenderle. Andate a raccontare cosa racconta dei da noi non si, io non ho capito perché da noi sono filantropi e non sono oligarchi.